Benvenuti amici, io sono Pimpos. Oggi torniamo su Robbery Bob e andiamo a continuare il grattacielo, ragazzi. L'ultima volta abbiamo affrontato i livelli da 1 a 5, quindi oggi, se tutto va bene, affrontiamo quelli dal 6 al 10. E quindi niente. Allora, mi sono accorto di avere 3130 monete. Quindi, con queste 3130 monete possiamo shopparci qualcosina, tipo un abito. Io avrei voluto comprare l'abito da Super Bob, quindi da Superman. Però vedo che non dà particolari abilità, almeno apparentemente, poi non lo so. Però mi intrigava anche l'abito da ninja, visto che siamo ancora più silenziosi, e il che ci può aiutare. Quindi direi di shopparci questo, anche perché trasformiamo Robbery in un ninja ed eventualmente poi, quando racimoleremo ancora monetine, ci andiamo a comprare l'abito da Super Bob. Quindi oggi andiamo a provare questo nuovo abitino per Bob, ragazzi, ed iniziamo subito il livello 6. Guardalo là, sembra un ladro. Giustamente i ladri sono vestiti di nero. Quindi, no, vabbè. Però lo preferivo prima, onestamente. Quindi io correndo dovrei essere alla faccia. Ah, perché mi ha visto, giustamente. Allora, questa silenziosità dovrebbe essere relativa al quando noi apriamo le porte. Correndo. Capito? Là come ci vado? Io, primo problema, ragazzi. Primo problema della giornata. Io quello lo prendo. Allora, quindi vado di qua. Ah, ok, devo farci tutto il giro. Vado di qua adesso. Con calma, nonchalance, prendo la chiave. Prendo la rivista. Quindi io aprendo le porte. Aprendo le porte. Fammi vedere. Oh, cacchio. Aprendo le porte correndo, non dovremmo far rumore, in teoria. La pratica, come sappiamo, è ben altra cosa. Però dovrebbe essere così. Quindi, niente, lasciamo perdere. Allora, rubo quello. Vado dritto. Attenzione all'altra telecamera. Vado per di qua. Non ci facciamo vedere. Rubo la chiavuzza. Rubo la rivista. Corro. Apro. Corro. Faccio tutto. Ok. Quindi corro. Ah, comunque non le apre più sbattendole. Non le apre più Ah, il vetro. Io sto vetro che non lo vedo mai. Io sto vetro non lo vedo mai. E allora, niente. L'inizio di ogni video è sempre un po' un problema. Sempre un bum 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 problema. Perché poi comunque andiamo lisci come l'olio. Il primo livello io mi devo scaldare, ovviamente. Quindi facciamo fatica. Non le apre più sbattendole. È una cosa fighissima questa. Ottimo. Ok. Non è vero. Non è vero. È stato un piccione. No, non sono stato io. Non sono. Non è stato Bob. Come ci vado di là? In teoria possiamo uscire, ma sotto abbiamo delle cosucce da rubare. Dove vado? Rubo. Bravo, brava. Bravissimo. Bravissimi tutti. Bravissimi tutti che me ne vado. Vai, spicciati, ascensore, in teoria ce l'abbiamo fatta. E Bob se ne va. Carino questo costume, comunque ci evita di sbattere le porte e fa casino. 100%, perfetto. E andiamo al prossimo livellino, grattacielo numero 7. Io entro nei livelli e già comincio a rubare, perché mi porto avanti con il lavoro, ovviamente. Ok. Non è vero, ma se le porte non si chiudono, le porte non si chiudono. Ho capito, se le apre da quella parte, non è che è colpa mia, chiudi, Bobbino. Ok. Rivista, attenzione ai vetri perché sono la mia nemesi in questo gioco. I vetri invisibili. Ok, passo per di qua, attenzione. Sta arrivando per di qua, quindi dobbiamo andarci da dietro. Lì abbiamo da aprire pure, però prima rubiamo la chiave. Vai via, brutto essere. Ok, rubo. Prendo per di qua, attenzione. Rubiamo la chiave, lì abbiamo altro da rubare però. E ci vado su, non ci vado più. Ci ho ripensato. Allora, niente, apriamo, ma sta arrivando il buon uomo, quindi aspettiamo. Ok, apro. Possiamo. Oh, qui c'è da rubare qualcosina. Ci vado da dietro. E vedete che questo è stato più easy. Lui va di qua e io posso già, in teoria. Oh, mi segue le tracce. Segue le tracce, quindi attenzione, non facciamoci fregare adesso. Vai via. Che c'è? Ripensato. Vai via, buon uomo. Vada via, che mi chiamo l'ascensore e me ne vado. Sperando che arrivi subito, instant. Fatto, vedete, il primo livello è sempre un problema. Poi ce la facciamo tranquillamente. Perfetto, e andiamo al grattacielo numero 8. E queste.
Addirittura. Già ci facciamo seguire da subito? Mi segua, buon uomo. Questo se ne sta fregando proprio. Ok, non so se sto facendo giusto, se devo andare da qua. Qua mi nascondo, non so perché. Però facciamolo, nel dubbio mi nascondo dentro una bottiglia vagante io. Comunque non mi ha seguito nessuno. Quindi va bene così. Qua che c'è? Quel brutto uomo. Oh cacchio! Ma qui c'è troppa gente! E dobbiamo farci seguire, mi sa, ragazzi. C'è troppa gente, riprova. Tanta gente, tantissima gente. E qui io non posso sapere, non c'è niente da rubare. Perfetto, l'importante è saperle le cose. Rubo qui. Scendo giù. La gente che non mi segue. Vabbè, Bob che si blocca perché ho finito la stamina. Ma invece c'è la stamina, quindi perché non va? Rubo qui. Ora, attenzione qui perché lui si gira e mi vede. Quindi io vado a rubarmi l'osso per cane. Veloce pure, tac. Poi mi vado a rubare la ciambella perché tanto posso prendere dritto per dritto, lui non mi vede. Ok. Perfetto, rubo qui. In teoria facciamo casino per attirare la guardia a destra. Giusto. Ah no, per attirare quell'altra. Che fa? Vada via, buon uomo, che deve attirare l'amico suo. Oh, eccolo. Capito, adesso mi scappo io. Aiuto! Corri, bambino, corri. Vai! Non so che cosa stia facendo io, però lo sto facendo in un qualche modo. Vabbè, aspettiamo che mi finiscano le impronte lì azzurre. Va bene così. Quindi, in teoria, posso andarmene di là. Se il buon uomo se ne va. Se questo si gira pure. Via. Meno male, non faccio casino. L'abito effettivamente ci aiuta tantissimo. Anche correndo non facciamo casino, ragazzi. Molto, molto fashion questo abitino. 1 minuto e mezzo, bottino 100. E andiamo al grattacielo 9. Abito che salva la vita, secondo me. Perché anche se corre... Perfetto. Anche se correte non fate casino, quindi potete fare tempi un po' più ristretti. Andiamo dietro, quindi se sbatto la porta, qua che c'è? Faccio casino. Attiro la guardia. Vada, vada, buon uomo. Vada, vada a prendersi un, non so, via, un caffettino che me ne vado. Ok, qui che c'è? Sbatto tutte le porte del mondo io. Mi sono incastrato. Non arriva qui la telecamera. E invece no, non arriva la telecamera. Perfetto. E allora facciamo il giro. Rubo a distanza io. Mi accovaccio qui alla parete. Ok, aspettiamo la telecamera. Lì c'è un buon uomo. Grosso e cattivo. Ma chi ce lo porta quello lì? È perché io le porte le dovrei chiudere nella mia vita. Io le porte dovrei chiuderle. Solo che sono troppo pigro per fare certe cose. E quindi non lo faccio. Va bene così comunque. Allora, si gira da destra o da sinistra? Da sinistra, affancucchia. Allora, per favore. Rubiamo. Distanza, rubiamo a distanza. Allora, io dovrei andare. Rubiamo qui. Vabbè, qui forse possiamo andarci dopo. Prima rubiamo giù. Ok, via. Spacco tutte le porte. Chi se ne frega. Vabbè, non serve far rumore qui volendo. Che io poi faccio così, lui gli lascio la porta aperta così non mi fracassa le scatoline. Attenzione alla telecamera. Va bene così, lui va giù. Io questa la chiudo, a sto punto la chiudo così lui non si insospettisce. Vedi che le cose, se tu ci ragioni, le fai, altrimenti no. E lui lì non dovrebbe aprirmi nuovamente la porta, giusto? Buon uomo. Ok, quindi vado a rubare la chiavuzza. E faccio casino qua, ma non posso fare casino. Vabbè. Ah, il buon uomo fa avanti e indietro come una banana. Non so se le banane facciano avanti e indietro, però va bene così. Vado per di qua. Vai via. Ok, attenzione qua. Ok, impronte digitali. Vada, vada, buon uomo. Io le rubo il panino al prosciutto. In alto c'è niente. Sì, la chiave. Ok, tu puoi seguire tutte le impronte che...
Ma perché sta retrofront? Perché ha fatto retrofront? Questo non l'ho capita. Il movimento strano dei personaggi. Questa non l'ho capita, ragazzi. Vabbè, tanto chiudo, rubo questo. Questa non l'ho proprio capita, ma dovete spiegare voi nei commenti se avete una risposta a tutto ciò, a quello che è successo. Ma dai. E allora, buon uomo, ci hai rotto un po' le scatoline. Che ne pensi? Allora, rubo qua, mi accovaccio qua. Quindi lui si gira dalla destra. Ricordiamoci anche dove i nemici si girano, da che parte, così noi siamo un po' avvantaggiati. Chiudi la porticina, mi accovaccio qua. Allora, quindi cerchiamo di non farci scoprire da quell'essere. Rubo la chiave. Ok, attenzione qua. Aspetto, non abbiamo fretta, tanto il tempo ce lo abbiamo, visto che non facciamo casino. Guardati la porta, tu, chi se ne frega. Io scendo giù. Perfetto. Attenzione qua che potrebbe essere fastidioso, tanto fastidioso. Oh, se io ti lascio le impronte qui, seguile da qui. Oppure io semplicemente prendo la chiave e me ne torno indietro, così evitiamo problemi. Eccoci, perfetto. Chiudo la porta e mi chiamo l'ascensore ed è fatto, perché ho perso anche le impronte, cioè possiamo andare. Ma era talmente easy, perché dobbiamo complicarci la vita? 1 minuto e 10, 100% e andiamo al grattacielo 10, ragazzi. Forza, che oggi siamo abbastanza in anticipo. E allora, rubo questo, rubo questo, rubo questo. E mo? No, prendo a destra, c'è una chiavuzza a destra, quindi vado per di qua. Oh, cacchio. Ok. Per dove si gira le buon uomo? Attenzione al vetro. Ma io eviterei di far casino, tanto non mi interessa. Vado per di qua, gli chiudo la porta come se non è successo niente. Possiamo aprire qua, attenzione al vetro. Esatto, anche dall'altra parte. Che so fastidiosi sti vetri, quanto li odio in questo gioco io. Sono peggio dei nemici, invece qua che c'è? Qua possiamo attirare un po' di gente. Mi sa che dobbiamo fare. Chi è l'altro, giustamente? Si danno man forte l'un con l'altro, quindi dobbiamo eliminarli. In un qualche modo dobbiamo eliminarli. Quindi rubo, mi nascondo. E poi gli faccio vedere le impronte. Io non vedo giù, però dov'è là? Ho capito, non lo vedo. Cioè, devo allargarmi la visuale per vederlo. Non è proprio fattibile come cosa. Allora, vado di qua. Prendo le impronte. Mi ha visto, mi nascondo però come un ninja. Effettivamente mi sono travestito anche da ninja. Ok. Vai, corri, bobbino, corri. Ok. Rubo qui con la capacità di... Non lo vedo giù. E che dobbiamo fare? Mi allargo la visuale, semplice. Attenzione, quello sta via. Ok, prima cosa fatta. Chiudi perché non vogliamo gente che ci segue. Ok, quindi, ora che faccio? Possiamo aprire eventualmente. Il mega tesoro è lì, quindi mi apro qui. Attenzione alla finestra. Non so che fare prima. Oh, lui si gira. Attenzione alla doppia finestra. Posso aprire qua, no? E allora torno indietro. Non so che fare. Ok, rubo la chiavuzza. Però sta tornando indietro lui. Via. Va bene anche così, forse. Ok, ora lì è un problema, ragazzi. Perché forse io... Non lo so, devo attirarle entrambe. Forse non serve però. Basta avere un po' di accortezza. Capire quando loro si uniscono. Tipo adesso, ora, via. Mi ha visto, buono, buono. Vai, parti. Vai, parti che io corro. Mi apro qui e me ne vado. E me ne vado. Era più easy del previsto. E me ne vado. E in teoria abbiamo preso tutti i tesori, sì? 100 tutti i tesori presi.
Ragazzi, anche grattacielo 10 completato. E niente, mi raccomando di lasciare like ovviamente per supportare questa grandissima e lunghissima serie di Robbery Bob, perché al prossimo video appunto ce ne andremo ai grattacieli numero 11 e se tutto va bene lo finiamo, quindi dall'11 al 15, per poi eventualmente passare poi al campo estivo, poi al bonus, poi all'extra, alla sfida e infine comunque la prigione, quella si scioppa comunque. Quindi mi raccomando ragazzi, come sempre invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.